L'arte della seduzione, i corteggiamenti e i difetti delle donne, raccontati da uno che se ne intende. Attore comico napoletano, Dario Cassini. Siamo in compagnia di Dario Cassini, benvenuto su 3 Channel. Come nasce la tua carriera artistica? Ah, la prendiamo da lontano, ma niente, quindi c'è il momento ecografia, diciamo. No, in realtà nasce attorialmente con una 6 anni di studio di recitazione tra Roma, Milano, il piccolo teatro studio, teatro serio e poi il teatro leggero, con la televisione in mezzo e un po' di cinema. Va. Un mix. E beh, per forza, perché ci combattiamo molto per dimostrare che insomma chi faccia il nostro mestiere, quello dell'attore, sia in grado di fare qualsiasi cosa si chieda, anche se è ancora un po' difficile che ci diano questa possibilità. Subito un po' una domanda provocatoria da donna, diciamo. Come mai al centro della tua carriera artistica e dei tuoi spettacoli la figura della donna? Perché ogni artista ha una fonte di ispirazione particolare e la mancata ironia di ciò che accade nella vita diventa invece enormemente divertente nel raccontarlo in scena. Quindi tutto quello che è un dramma di vita di coppia dalla mattina alla sera è un pozzo senza fondo di ispirazione. Ma le donne mentono? Le donne mentono moltissimo, lo sai bene che mentono molto, ma infatti in queste sere l'abbiamo detto e continueremo a dirlo ancora questa sera, domani, questa è una bellissima settimana. Le donne mentono, ma in realtà affollano questi spettacoli, quindi abbiamo fatto un focus lo scorso anno al Parioli e abbiamo scoperto che negli ultimi 2 anni quasi il 70% dei biglietti erano acquistati da femminucce, quindi vuol dire che amano in qualche modo essere scansionate dalla mia lingua nervosa. Ah, ecco, quindi tu hai tastato che il tuo pubblico è anche femminile? E soprattutto femminile, nel senso che la stragrande maggioranza delle presenze sono appunto donne, sono ragazze, donne di ogni età, e il 30 o il 40 secondo del percento mancante sono uomini che invece vengono volentieri ad essere vendicati dall'umorismo. Quindi è una buona gita in famiglia, ci vengono volentieri tutti. E ti guarda e pensa, ecco! Insensibile, si è dimenticato il nostro terzo compisettimana bisestile di febbraio. Qui con noi questa sera c'è anche il maestro Sergio Caputo. Buonasera e benvenuto su 3 Channel. Grazie, no, non volevo interrompere, però è ovvio che gli uomini, se Dario è un pubblico femminile, gli uomini vengono a vedere le donne, non c'è il minimo dubbio. Parliamo di questo spettacolo, appunto, questa sera, anche questa collaborazione con il maestro. Io è a questa che dedicherei l'attenzione, perché di me si è detto, ma la cosa della quale sono più felice personalmente, come un bambino, no? Capita a tutti di avere un riferimento nella vita, e per me Sergio Caputo, soprattutto per questo grande amore per lo swing, che è una musica che non apparteneva alla mia generazione, ma soprattutto per questa sintesi caustica proprio sull'universo femminile, abissi imperscrutabili, le donne degli amici, avrei voluto scriverlo io, ma l'ha scritto lui. Quindi questa grande ironia di Sergio, questa compattezza nel dire brevemente, c'è una grande malinconia vendicata dall'umorismo, che è grosso modo quello che in qualche misura, a furia di farmi contagiare dalle sue splendide canzoni, devo aver deciso di mettere in scena, ma purtroppo non sapendo suonare niente sono stato costretto a imparare a recitare. La riguardi ancora e lei, tu pensi che cazzo ho fatto? Perché sicuramente è colpa mia, ma che ho fatto? È qualcosa che ho pensato quando ero piccolo. Arriva la tua macchina, te la apre con i doppioni che ha fatto per litigare, la seconda lezione del corso di terrorismo prematrimoniale, si siede sul suo sedile, perché se hai una donna e hai una macchina, quello del passeggero non è più il sedile del passeggero, è il sedile della donna tua. Se vuole salire tua madre, la vecchia vaffanculo nel bagagliaio coi cani. Cosa pensa che avete in comune? Beh, abbiamo in comune molte cose, in particolare l'amore per un certo tipo di letteratura. Abbiamo visto gli stessi film, abbiamo gli stessi tipi di film così in testa. Tra l'altro lui ha una cultura cinematografica incredibile, li ha visti tutti e conosce, si ricorda anche gli attori che ci recitavano. Io no, perché ormai, appunto, parlando di radici, le mie radici sono molto lontane, sono più o meno laggiù. Però abbiamo molto in comune, la passione musicale, eccetera, eccetera, e soprattutto siamo ammiratori
spettatori l'uno dell'altro, quindi per la prima volta ci troviamo a fianco a fianco sullo stesso palco invece di essere l'uno in sala e l'altro sul palco come è accaduto fino adesso. Una stima reciproca. Assolutamente sì. Ma le donne, un tema, è in comune? Direi che le donne sono il tema comune dai tempi da prima di Dante Alighieri, Petrarca, Cole Porter, American Woman, stay away from... e così via, no? E quindi la donna è sempre stata al centro dell'attenzione. Stranamente le donne scrivono poche canzoni sugli uomini e quando le scrivono non si capisce bene se sono canzoni sugli uomini, al punto che spesso le cantano anche gli uomini, per cui... Il cuoricino di tristezza, trafitto da una freccia di dolore, dal quale sgorga una lacrima di sangue di Civitavecchia, si gira, ti guarda e sui due ventricoli mette le iniziali, sul primo la tua, sul secondo la sua, ti guarda con odio e cancella la tua. Ma no! Tu non sei incazzato perché ti ha cancellato il nome, sei incazzato perché sei un uomo e solo tu lo sai che quello stratacazzo di disegnino da lì su non se ne andrà mai più! Mai! No, la cosa straordinaria, ripeto, adesso con Sergio ci vediamo più spesso, stiamo diventando amici dopo esserci visti da lontano, però questa sera per me si chiude in cerchio, sarà un'emozione incredibile, anche perché io non mi sono ucciso in alcuni momenti della mia vita, soltanto consolato dall'ironia di quest'uomo. No, per me sarà un'emozione incredibile, sarà un regalo che Sergio fa al mio pubblico, perché io ho questa idea. In realtà quando si è più giovani il distacco anagrafico, il famoso gap, sembra enorme, invece siamo poco più, praticamente coetanei, anche se io sono un po' più giovane, tutti, ma dico tutti, quelli che seguono i miei spettacoli sono tutti ammiratori di Sergio, quindi anche questa cosa in qualche misura andava considerata. E allora lanciamo questa possibilità che il prossimo anno saremo in teatro insieme. Un'anticipazione, una piccola anticipazione, visto che l'avete lanciata. Beh, c'è questo progetto che è in cantiere, che è come una pentola che sta arrivando a bollore. E con grandissimo piacere, anche perché io poi ho una grande passione anche per il teatro e quindi per me è un modo così anche di uscire dal ruolo che mi sono poi scavato da solo. Perché tu lo sai chi è che paga le rate? Ti siedi e senti la macchina che si muove, ha ancora le chiavi in mano e lei col piedino che fa pip, 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 pip. Si è già seduta nella tipica postura di donna che vuole litigare. Se questo è il parabrezza, lei è così. Fissa un punto indistinto a metà tra l'orizzonte ottico, una cacca di piccione, l'assicurazione, il tergicristallo e Padre Pio, lo sa solo lei dove cazzo sta guardando! Però ecco, questo con Dario è un progetto che speriamo prenda corpo e speriamo che si riesca a portarlo appunto sulle scene così come lo vogliamo fare, perché sarà una cosa sicuramente divertente, interessante, colta, leggera. Io dico colta e leggera perché il contrario di leggero per me non deve essere pesante, il contrario di leggero è colto. Assolutamente. E la leggerezza è a volte anche colta e sì, non si contrappone mai alla cultura. Molto importante capire questo. Infatti, avendo vissuto molti anni negli Stati Uniti, ho notato che appunto anche gli attori drammatici, quando poi vengono sul palco, eccetera, eccetera, sono spiritosissimi. Non sono come qua, che per esempio quando un attore si scava un ruolo drammatico, è tristissimo e recita quel ruolo anche nella vita. Cioè, è molto importante riuscire a essere così comunicativi. Essere comunicativi non lo si può essere essendo pesanti, sicuramente. Ma dove ti senti a casa? In California o in Italia? A Roma. Roma Caput Mundi. È Caput Mundi, giustamente. Mi rispecchia. Ma questa sera come unirete? Caput Mundi a Sergio Caputo, hai detto. È Cassi Mundi, allora. Non ci avevo fatto caso. Questa sera come unirete la comicità con la musica? Guarda, questa sera arriva a un certo punto questo regalo parzialmente atteso ma ancora anche a sorpresa per altri, quindi in questo momento ci sarò io che costringerò Sergio a farmi cantare, perché se no non dormo più la notte, almeno
Metamorfosi, senz'altro, è uno dei pezzi che mi ha accompagnato spessissimo, cioè, perché c'ha un ritmo inaudito, delle variazioni, c'è il blues in mezzo allo swing, è un pezzo fantastico. E poi Sergio ci regalerà alcune sue hit. Poi voglio vedere se il pubblico lo lascerà andare via. Penso che verso le 5 del mattino finirà la sua performance, che l'affetto delle persone nei confronti di quest'uomo è straordinario. È passato. Tu non la cagli, perché questo film l'hai già visto. Allora lei riprova. Tu non la ricaghi perché l'hai visto già anche questo. Terzo ed ultimo tentativo, si gira e fa. Tu pensi si droga? Channel. Ciao, tre channel. Ciao. Le trecce channel. Le bionde tre channel, gli occhi azzurri e poi. Grazie. Abbiamo intervistato Dario Cassini e Sergio Caputo in scena per la prima volta live al teatro All'ombra del Colosseo. Per tre channel, Barbara Chieffo, Roma.